Oltre 20.000 chilometri in 6 giorni per sostenere e incoraggiare il processo di riconciliazione in un paese ferito da una sanguinosa guerra civile che in 52 anni ha causato 260.000 morti, 45.000 desaparecidos e quasi 7 milioni di sfollati. La Colombia attende con gioia l'arrivo di Papa Francesco che tra il 6 e l'11 settembre visiterà la capitale Bogotà, Villavicencio, che molto ha sofferto per la guerriglia, Medellín e Cartagena. Nel paese latinoamericano, dopo la visita di Paolo VI nel 1968 e quella di Giovanni Paolo II nel 1986, è praticamente tutto pronto per accogliere il pontefice, come ci conferma il corrispondente W Radio per il Vaticano, Nestor Pongutá Puerto, autore del volume Un tinto con il Papa Francisco. I preparativi sono quasi pronti, sono 31 anni aspettando questa visita, la ultima visita è stata in luglio del 86, Giovanni Paolo II. Per noi sarà la terza visita di un Papa dopo Paolo VI, e Giovanni Paolo II e adesso il Papa Francesco, ma soprattutto il momento che arriva il Papa Francesco, che è un momento che stiamo quasi dopo fine del processo di pace con le FARC, arrivando alle Elene, però innanzitutto che stiamo aspettando tanto, tanto al Papa Bergoglio che ci darà il primo passo per arrivare finalmente alla riconciliazione. Ogni tappa del viaggio è molto importante, a Bogotà, quell'incontro con la capitale, con il Celan. Io ho scritto un libro che uscirà proprio per la visita del Santo Padre che si chiama Un tinto con il Papa Francisco e le racconto che soprattutto penso che di tutti questi, Bogotà, Villavicencio, Medellín e Cartagena, sarà il 8 quando sarà la beatificazione di Monsignor Jaramillo e del Padre Ramírez, e soprattutto l'incontro per la riconciliazione. Il Papa vuole soprattutto portare questo messaggio. Papa Francesco ha seguito da vicino i negoziati tra il governo di Bogotà e le forze armate rivoluzionarie della Colombia, tra le tante difficoltà e battute di arresto. La presenza del pontefice, secondo il presidente colombiano Juan Manuel Santos, premio Nobel per la pace 2016, ricevuto in Vaticano lo scorso dicembre insieme con il suo predecessore Álvaro Uribe, sarà dunque fondamentale per la riconciliazione nazionale e per la promozione dell'educazione al perdono e alla concordia. Siamo 3 generazioni, non diciamo in guerra, sino 3 generazioni cercando la pace. Finalmente la FARC si può dire che sta finendo, però adesso viene la implementazione, arriva il vero processo di pace. È finita la negoziazione e arriva il processo di pace. Purtroppo sono tante polarizzazioni politiche, sociali, però penso per quello è così importante la visita del Papa, perché la presenza di un uomo così come lui, vestito di bianco, che porta, che è un missionario della riconciliazione, sicuramente sarà molto importante per quello che stiamo cercando, arrivare finalmente a dire Colombia vive in pace. Nel suo 20° viaggio apostolico, Papa Francesco parlerà in 13 differenti occasioni, incontrando tra l'altro il capo di Stato e il comitato direttivo del CELAM. Presiederà un grande incontro di preghiera per la riconciliazione nazionale e 3 messe, di cui una per la beatificazione del vescovo Jaramillo e del sacerdote Ramírez, uccisi entrambi in odio della fede ma in epoche e contesti diversi. Tutto mentre nel paese cadono 2 importanti appuntamenti. In quei giorni, infatti, in Colombia si celebra la settimana della pace, il 9 settembre, la festa di San Pedro Claverra, il gesuita spagnolo che a Cartagena difese gli schiavi di colore. Il motto della visita in Colombia è Facciamo il primo passo, un invito a tutti i colombiani a mettersi in cammino per costruire un futuro di pace reale, certi che l'impronta che lascerà Papa Bergoglio sarà di esempio e di incoraggiamento per tutti. Soprattutto quel compromesso di riconciliazione. È come quando un genitore vede partire il suo figlio, no? Il suo figlio sa che quel posto dove andrà, il genitore non sarà vicino, però lui sa che ha un compromesso con il suo padre per portare avanti i suoi studi, portare avanti le sue cose, perché c'è un compromesso che ci lascia, perché penso che questo sarà quando il Papa quel 10 alle più o meno 18:30 parte dell'aeroporto di Cartagena e chi dica addio Colombia, che i colombiani possiamo dire adesso dobbiamo fare noi il passo, andare avanti quel primo passo e quella impronta che ha lasciato il Papa Francesco e portare la Colombia viva nella riconciliazione.